Alberto, delle prove schiaccianti, qualcosa che magari durante la prima perquisizione, durante il primo sequestro della casa potesse essere sfuggito perché non ritenuto rilevante, ma siccome adesso è stato trovato un corpo proprio qui in questo casolare, potrebbero esserci degli elementi che adesso potrebbero essere visti sotto una luce diversa. Siccome c'è stata questa lunga perquisizione questa mattina all'interno della casa dei Vacchiano, potrebbero ritornare anche qui, proprio qui, nel luogo che si spera dia una svolta alla morte misteriosa, alla scomparsa misteriosa di Marzia. In un flash, Margherita Carlini, cosa cercavano stamattina in quella casa, dopo tutto questo tempo, tutti questi mesi? È stato rinvenuto un cadavere che riporta delle caratteristiche, delle ferite. Io credo che in quella casa adesso, proprio con questi elementi, si stiano cercando dei riscontri oggettivi diversi da quelli che potevano essere cercati in un primo sopralluogo prima del ritrovamento del corpo. Secondo te quante probabilità ci sono che quel corpo appartiene a Marzia Capezzuti? Credo purtroppo molte. Abbiamo dei precedenti specifici che riguardano le stesse persone con un'altra donna. Purtroppo mi viene da dire che anche la configurazione del reato sia più importante, perché comunque la testimone, la sopravvissuta ci racconta che in realtà questo gruppo di persone avessero già messo in atto questi comportamenti maltrattanti con uno scopo preciso, che era quello dello sfruttamento, anche dell'estorsione, perché Marzia questo dice al telefono anche con i suoi familiari.